Signor Barone! Signor Barone! Io sono Razzi, come state? State bene? Caro Razzi, io sto bene, e tu? Ma fatti vedere. Quanti anni che non ci vediamo? Da molto tempo, eh? E tua moglie Assunta non è venuta? No, è rimasta a casa per prepararvi lo stufato con i peperoni che mi piace tanto. Ah, grazie. Ti dispiace se guido io? Voglio riscoprire la mia Napoli. Come no? Per me è un onore. Accomodatevi, accomodatevi, signor Barone. Orazio, non eravamo d'accordo che guidavo io? Ah, già, accomodatevi. Orazio, come ve la passate qui a Napoli? Beh, dal giorno che siete partiti circa 20 anni fa, tutto è cambiato, tranne mia moglie, che è gelosa e possessiva più che mai. Non mi lascia mai solo. È convinta e sicura che io le faccio il conto. Ma che ci posso fare io se sono circondato dalle donne più belle? Rosaria l'hai più vista? È ancora a Napoli? Da quel giorno non l'hai vista più, certo che... Certo che cosa? Beh, insomma, io non so come se la sia passata. Di lei non so più niente. In Venezuela ho venduto tutto dopo la morte di mia madre ed eccomi qui a godermi l'aria e il sole della mia bella Napoli. Mi sembra giusto. Insieme ci divertiremo ancora, Orazio, come ai vecchi tempi. Evviva, evviva, signor Barone! Solo così potrò stare lontano da mia moglie. Silenzio! Vi faccio a Brandelli, parola di Brandelli! Non voglio sentire volare una mosca! Oh. Allora, signor Barone, cosa ne pensate? Un taglio netto con il passato. Bravo, Orazio. È esattamente la villa che aspettavo che tu mi comprassi. Semplice e funzionale. Barone! Barone mio! Madonna, che piacere! Quanto ci siete mancati! Quanto ci siete mancati! Bello, come state? Mi siete mancati anche voi. Tutto bene? Sì, e mo' a ma parte rinde, vi ho preparato una bella tazzulella e caffè. Su, andiamo. Andiamo, ve l'ho preparato con tutto il cuore. Prego, prego, signor Barone, vi faccio strada.
Ah, madonna, che piacere rivedervi dopo tanto tempo. E vi ho preparato pure lo stufato che a voi vi piace tanto. Grazie. E ora ci domenico, signor Barù. O caffè o volete qua, o ve lo prendete nello studio? Lo posso prendere anche qui. Ah, vi ho preparato pure la stanza vostra, così vi riposerete. Sarete stanco del viaggio. Ma io vorrei andare dal barbiere, che ne dici, Orazio? Ah, beh, sì. Al barbiere ci penso io. Vi porto dai miei cari amici. Ah, porto sì. Barona, ti comprici tu, sì. Uè, ma un giorno te la farò vedere io a te e a chi li lui disgraziato come a te. Chi l'hanno fornito, capite? Mi tormenta la vita mia. Signor Barone, ma vita a credere, è tutta una scusa quando dici che vado a barbiere, perché da quelle parti c'è sta una certa Carmela Scassaossi. Ma il l'osso te romba a te e a chi li dici non ha fornito niente pur te maciato. Ma avremo. Su, Assunta, fatela finita. Orazio è un bravo uomo, vi rispetta. E poi non credo che sia capace di... Ah, no. Ve ne accorgerete, signor Barù, a chi sta la piace né femmina. Oh, avete visto, signor Barù? Che sto pizzo raggiungi in un solo volo. Non ce la faccio più. Vedete, no? Ma guarda che brutta figura che mi fai fare alla mia età. Va, vai in cucina, va, vai a cucinare, che il barone ha fame. Certo, certo che vado, vado subito a preparare un barone. Uè, ma io capo te la già rombra. O prima o poi, ma te la già rombra. E poi, a chi rumba capo, comando io, hai capito, comando io. Avete visto, Barù? Sì. Non si è cambiata per niente. Non ha cambiato niente da quando l'ho sposata, maledetto il giorno! Avanti! Avanti! Che permesso! Quello qui! Avanti, avanti! Avanti! Dite, Giuseppe! Giuseppe, va bene. No, signore, volevo dire, insomma, in che cosa posso esservi utile? In che posso servirvi? Mi servite, professor, quello serve, quello non serve. Insomma, che volete da me, Giuseppe? Che volete? Dunque, professor, va già parlato. Io volevo seguire le vostre lezioni di matematica, perché io sono grande matematica, sono. Voi sareste un grande matematico. Grande matematico. Un grande matematico. Voi non siete nessuno, Giuseppe. Voi non ne capite niente di matematica. Voi possono offendere, che di matematica ne capisco moltissimo, ne capisco. Volete vedere che non riuscite a risolvere un problema facilissimo, proprio elementare? Adesso vi faccio vedere, ragazzi. Io ho 24 meloni. Eh no, professore, voi c'avete uno solo di melone. Uno solo. Ascoltate, Giuseppe. Io ho 24 meloni. Questi meloni li devo dividere a tre persone. 24 meloni a tre persone. Quanti meloni avranno a testa queste persone? Voi ci commentate che cosa c'è? Sì, signore. 10.000 lì. 10.000 lì. 10.000 lì, ecco qua. Vedete che finisce? 17! 17! Ma non può essere 17, avete perso! Ho vinto io! Ho vinto io! No, ve lo dimostro, provate, ve lo dimostro, ve lo posso dimostrare! Me lo dimostrate? Andiamo là! Voglio vedere, voglio vedere, voglio vedere! 17! Voglio guardare, guarda, voglio chi sono la fessa! Dunque, 24 diviso 3 è uguale! Voglio guardare! Il 3 nel 4 rientra una volta. Col resto di 1 si abbassa il 2 si scrive 2. 3 per 7 21 è pagato. Non può essere, Giuseppe, non può essere. Come fa? Allora secondo voi 17 moltiplicato 3 dovrebbe fare 24. Vuoi scommettere? 10.000 lì. Voglio guardate, ma vediamo che cosa 17 per 3 è uguale 3 per 7 21 scrive 2 e si riporta 1 3 per 1 3 e 1 4 non trovo più, ma vedi in salanuti, Giuseppe. Allora se secondo voi di 17 più 17 più 17 dovrebbe fare 24, dovrebbe fare 24. Scommettiamo, sì, questa volta vinco io. E fanno 17 più 17 più 17 è uguale. Attenzione, guardate, 7, 14, 21, 22, 23 e 24. Giuseppe, ma che cavolo state combinando? Insomma, ve ne dovete andare. Io sono 60.000 appresso, vi dico. 17 diviso 3, 24. Silenzio! Non si capisce niente in questa classe, non si capisce niente. Silenzio, fate il compito. Signor Barone, mi scusi. Vogliamo andare, altrimenti si fa tardi e i barbieri chiudono. Orazio, pensavo che cambiando casa potessi dimenticare.
Invece i ricordi tornano ugualmente. Lo so, lo so. Andiamo, Moretti. Andiamo. Vattene, vattene! Il salone è mio, non ti voglio più! Però la sedia mia! Pezzi, forza, te la può, trovati un altro salone! Sì, franciate! Voglio vedere! Vado avanti! Vai. Mannaggia a te! Sì, ah. Ecco, prova a vedere! Ecco! Che idea! Così, è modo frega pure che niente! Ecco così. Ma vuol far scipazza a me, ma vuol far. Ecco. E voilà. Perfetto. Un po' di scotch. No, ecco, lo scotch. Sì, solo, meglio solo. Ok. Ma va. Oh, buongiorno, prego, si accomodi, facciamo la barba subito. E quanto ci vuole? Un attimo e le farò una barba come non l'ha mai avuta in vita sua, vedrà. Mi scusi un momento, torno subito. Sì. Un momento. Che dice? Vuole accomodarsi? Prego, venga. T'accomodo? Un momento solo. Il pennello è mio, dammi il pennello. Anche tuo, ma il sapone di chi è? Di chi ma è? Ma finiscila. Ah, ma sì, lo sai. Il sapone è tuo, ma il pennello è mio, il rasoio è mio, e tutto ciò che c'è in questo negozio è mio. Io ne ho niente. Di due ci sono due cose, ci sono quella schifosissima sedia lì fuori, il camice che indossi e basta. Ah, sì, basta. Tu lo sai cosa sei? Cosa sono? Lo sai cosa sono? Uno sporco prepotente. Prepotente io, sì, ma prepotente, lo sai cosa faccio? Cosa fai? Denuncio al commissario. Buongiorno, signor commissario. Ah, giusto, buongiorno. Mi faccio una cortesia, lo arresto. A chi deve arrestare? Lo arresto. Ma è possibile che litigate sempre? No, perché deve sapere che il sapone è mio, il pennello. Il sapone è mio. Il sapone è mio. Ragazzi, volete smettere? Vabbè. Chi mi fa la barba? La barba gliela fa lui. Vabbè, poi. Ricominciate un'altra volta. Vabbè, poi vediamo, prego. Togli la giacca. Ecco. Metto un coppa anche una cosa, ma ecco. Ci vediamo. Ecco. Signor Barone, prego, accomodatevi. Mamma mia, Barone. Buongiorno. Il barone di Villalta qui da noi. Ma quale onore, prego, signor Barone, venga. Si accomodi, prego, venga. Qui Orazio, fagli accomodare il signor Barone. Prego, si accomodi, prego. Signor Barone, cosa possiamo servirgli? Sì, signor Barone, cosa possiamo fare per lei? Barba, capelli? Barba. Sì, detto barba. Mi raccomando la barba. Sì. Signor Barone, se permette, vorrei presentarne il commissario Marsala. Piacere. Buongiorno. Mario di Villalta. Piacere. Ma non era in Venezuela, lei? Sono tornato oggi. L'ho spesso sentita nominare da mio cognato, il dottor Giacomo Roberti. Ah, una vecchia conoscenza di famiglia. Gli dica che andrò a trovarlo uno di questi giorni. Senz'altro piacere. Grazie. Dunque, Che figura. Povero Brandelli. Nino, scusa, permetti una parola? Permetti un attimo. Che c'è, Robert? Nino, avrei bisogno di chiederti un favore. Vedi, stasera devo andare a una festa organizzata da una ragazza che mi piace da morire. Io non conosco nessuno e non vorrei andarci da solo. Mi accompagni? Chi è? La conosco? No, è figlia di un industriale amico di mio padre. E poi non credo proprio che tu possa conoscerla. Non è del tuo giro.
A dire la verità, non penso proprio che possa venire. E poi, non saprei cosa mettere. Per questo non ti devi preoccupare. Ti presto io un vestito. Più o meno ti dovrebbe andar bene. Sì, ma... Che bell'amico che sei, per una volta che ti chiedo un piacere. Va bene, ci vengo. Ok, più tardi passa a portarti il vestito. Ciao. Ciao. Cosa volevi dire? Niente. Come niente? Un favore. 20 anni di Venezuela sono passati come un lampo. Mi sembra di essere partito ieri. Sa, anch'io ho sempre sognato di visitare il Sud America. To, guarda chi si vede. Nino lo studente. Permette, barone? Prego. Nino? Nino, un attimo. Aspetta un momento. Fai pure. Buongiorno, commissario. A sua disposizione. Nino, ieri c'è stato un movimento da queste parti. Ne sai niente? Che ne saccio, commissario. Eppure dovresti saperlo, visto che non si muove foglia in questo quartiere senza il permesso di Don Alfredo Spinosa, tuo caro amico. Mi sono spiegato? Commissario, voi vi siete spiegato bene. Solo che io la notte dormo e la mattina vado a scuola, sapete? Commissario, io sono amico di tutti i ragazzi del quartiere, perché sono cresciuto insieme a loro. E poi quello che fanno, io non lo so. E non lo voglio sapere. Per quanto riguarda Don Alfredo, io lo conosco come lo conoscono tutti. Mi scusi, commissario, ma questo ragazzo mi incuriosisce. Di giorno studia e di notte farebbe altre cose. Mi sembra un controsenso. Apparentemente non mi pare che abbia le caratteristiche del ladro. Ma potrei sbagliarmi, tutto è possibile. Potrebbe anche aver ragione, barone. Infatti il ragazzo è incensurato. Ma chi pratica lo zoppo... Per questo lo tengo d'occhio. Perché sa molte cose. Ho sentito che vai a scuola. Vuol dire che appartieni a una famiglia che può permettersi di farti studiare. Ma allora perché frequenti cattive compagnie? Ma quale cattive compagnie? Il commissario si sbaglia. Anzi, esagera. In quanto ai mezzi non ne ho mai avuto. Tengo solamente la mamma che fa cameriera rinda casa dei signori come a voi. Quindi capirete che sacrifici facciamo. Sì, ma sei sempre amico di Don Alfredo e frequenti la sua casa. Frequento la casa di Don Alfredo perché il figlio Roberto è in classe con me. E quest'anno ci dobbiamo diplomare insieme. E poi vi ripeto, Don Alfredo è amico di tutti. E quando mia madre è stata male e non poteva lavorare, lui mi ha prestato dei soldi. E fino adesso non me li ha chiesti ancora. Bravo Nino, hai sempre la risposta pronta. Se io ti offrissi un lavoro, qualche ora al giorno di pomeriggio, per tenermi un po' in ordine la contabilità di quelle che sono le spese in una famiglia, ti interesserebbe? Spero che sappia quello che sta facendo, signor barone. Mettersi in casa uno che non si conosce, che peraltro viene dal marciapiede, io non so se... Io ho fiducia in te. Se vuoi puoi cominciare già da domani, d'accordo? Io sono il barone Mario Ferrara di Villalta. Ecco il mio indirizzo. Grazie. Grazie, signor barone. Allora vengo domani, dopo la scuola, naturalmente. Va bene, d'accordo. Ciao. Ciao. Sai, finalmente ho trovato un lavoro di pomeriggio. Mi fa veramente piacere. È sempre meglio che frequentare Riccio. Non mi è mai piaciuto. Certo guadagnerò poco, ma è pur sempre qualcosa. Però saranno soldi sicuri. Così potrei aiutare la mia mammarella. Mo non ne ha pensato a me, ma solamente al diploma. E poi, semmai, al matrimonio, d'accordo? Già. Così il compare lo facciamo fare al barone di Villalta. Chi? Parlavo del barone di Villalta. Dove andrò a lavorare da domani. Mamma! Mamma, magari non ti sente buono.
No, niente. È un giramento capo. Ma è passata. Meno male. Mi hai fatto mettere una paura. Mamma, stasera devo andare con Roberta a una festa a casa di certi signori. Ma è proprio necessario che tu vai a sta festa. Non è il tuo mondo. Ti troverai a disagio. Mamma, ma è la gente ricca, i cosiddetti padroni che ci danno il lavoro. Sì, io saggio. So anni che fatico per loro. E ti assicuro che ne ha viste tutti i colori. E avesse voluto fare un po' di pulizia in da loro vita e non in da casa. Sì, ma non è che si possa fare tutto nel buon fascio. Magari questa è una famiglia normalissima. E Patrizio sa che vai a sta festa? Non sa niente. Anzi, ho inventato una scusa. Non potevo dire di no proprio a Roberta, lo sai. Povera figlia, è una guagliona così brava. Deve essere Roberto, forse mi ha portato il vestito. Scendo un attimo a prenderlo. E allora? Che volimmo fare? Te può ancora spassare con me? Non ti basta quello che mi ha fatto soffrire fino ad oggi, eh? E allora perché te ne stai tutto solo in un angolo? Lo sai che non mi hai fatto fare neanche un ballo? Non ti hanno insegnato i tuoi che buona educazione ballare con la festeggiata? Scusami, ma... Lo sai suonare? Beh, un po'. Ogni tanto mi diverto anche a scrivere qualche canzone. Che bello! Perché non ci fai sentire qualcosa? Se vuoi. Ehi, ragazzi! Fermate la musica, abbiamo un cantautore fra noi. Venite! Sì! Allora, siete pronti? Sì, 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 sì. Quanta volte ci vedevamo, ci guardammo solamente, non dicemmo una parola, tutte e due indifferenti, ma pensammo le stesse cose. Sono un dramma che venisse e restammo prigionieri tutti e due senza sapere. Io senza te non posso stare, tu senza me non puoi campare, non si può vivere senza st'amore, tutta vita insieme a malastà. Proprio così, fammi dormire, fammi sedare, dintassi braccia senza capire, vagammo insieme senza scepentire. Thank you.
voce che si incontra dopo che mi è data un'ora. Dice a tarda casa donna, mi pietta a me sa piccio cuore, e pensiamo già di mano quando insieme per sta via. Noi tornammo amore mio, poi ci dicerà così. Io senza te non posso stare, tu senza me non puoi campare, non si può vivere senza st'amore, per tutta vita insieme a marastà. Stringiamo a te proprio così, mamma dormì, fammi scelta, ti intassi braccia qua senza capire, facciamo insieme senza scelta. Sei veramente bravo, mi piace. Grazie, anche tu mi piaci. Tu sei di Napoli? Non t'ho mai visto. Sì, sono napoletano. E i tuoi che cosa fanno? Beh, sono nell'industria. Appena mi diplomo anche io mi metterò a lavorare nell'industria di mio padre. Il barone Mario di Villalba. Attualmente è mia madre che si è occupata di tutto. Sai, mio padre è sempre fuori per affari. E io vorrei darle una mano. Certo, deve essere una donna molto in gamba tua madre per mandare avanti una fabbrica così con tanti operai. Tutta da sola, poi. È vero, far filare 150 operai non è una cosa semplice. E poi per una donna. Sai, riesci a far quadrare il bilancio come in una famiglia. Se un operaio ha bisogno di un prestito, non ha che chiederlo a lei. Che donna. Vieni, andiamo a ballare. Ti ricordi? Ballare con una festeggiata è d'obbligo. No, è un piacere, almeno con te. Scusami per ieri sera. Cerca di capire. Roberta aveva bisogno di un piacere. Anche l'amicizia è importante nella vita. Più dell'amore. Ma lo sai che ti amo. E che per me sei la cosa più importante del mondo. Anche per me sei la cosa più importante del mondo. È per questo che sono gelosa. Non mi fare più soffrire, eh? Nino, vieni, ti devo parlare, è una cosa importante. Sei stato favoloso ieri sera, hai conquistato tutti. Quando sono rientrato a casa, Claudio mi ha telefonato e non ha fatto altro che parlare di te. E io ho coperto tutte le fesserie che hai raccontato. Ma poi, come ti è venuto in mente di Villalta? È il mio nuovo datore di lavoro. Datore di lavoro? Sì, da oggi pomeriggio incomincio a lavorare facendo contabilità. Cosicché da oggi per Claudia sei il barone di Villalta. Certo che se ti scopre sai che casino. Fai in modo che lei capisca quanto io sia innamorato. Rendimi interessante ai suoi occhi, cerca di aiutarmi, ti prego. Io vorrei aiutarti. Solo che se Patrizia capisce che io esco con un'altra ragazza. Non ti preoccupare di Patrizia. Se faremo le cose a modo, nessuno si accorgerà di niente. Vedrai. Sì, ma c'è un'altra cosa, Robè. Lei mi crede ricco. E come faccio a portarla fuori senza macchina e senza una lira in da sac?
Ma lo sai che per questo non c'è nessun problema. La macchina e i soldi te li do io. Esci per fare un favore a me. E quindi è giusto che sia io a pagare. Non ti pare? Uè, oh, forza, sta arrivando professore, presto! Quello ci fa brandelli! Vieni, via, ragazzi! Ma silenzio! Vi faccio a brandelli! Parola di brandelli! Oggi interrogheremo Giuseppe. Ma non dovete scopare nella mia ora di lezione. Buongiorno Giuseppe. È che sto scherzando allora, non ho capito. Mi sembrava che stavate scherzando. Non dovete scopare nelle mie ore di lezione. Non vi preoccupate, andi, vi devo sopportare fino a domani mattina, professore. Assolutamente, perché vi devo sopportare, perché domani mattina vi arrestano. A me mi arrestano. Domani mattina vi arrestano. Ragazzi, questo arrestano, ma domani mattina non viene. Ma perché mi dovrebbero arrestare? Volete scommettere che vi arrestano? Mi arrestano. Volete scommettere che vi arrestano? Voglio scommettere, voglio vedere proprio perché mi arrestano. Vediamo un po' perché mi arrestano domani. Ecco qua. Per legge sulla merce va esposto il prezzo. Va esposto il prezzo. Lo sappiamo tutti che sulla merce va esposto il prezzo. Non è una novità. Allora vinto io. Per legge sulla merce va esposto il prezzo, se no vi arrestano. Che c'entra la merce con il prezzo e io che vengo arrestato? Che c'entra? Domani mattina vi arrestano. E perché mi arrestano? Non avete mio prezzo, goppa mollone. Me ne dovete andare! Questi li ho vinti! Andate che vi faccio a brandelli, vi faccio! A brandelli! Silenzio, che c'è da ridere! Russo! Che c'è? Russo! Ha ricordato lo prezzo in coppa mollone! Silenzio! Silenzio! Russo, lo prezzo in coppa mollone! Nino, vedete prima andate sull'ille caffè e poi dopo fornisce i fecondi. Sì, ma il barone... Ma il barone è tanto buono. Non ti dirà niente se ci metti un po'. Vigli un caffè, vigli. Grazie, siete tanto gentili. Per carità. Io avrei come punta l'ha già fatta io. Però... Buongiorno, signor barone. Buongiorno. È arrivato il barone. Andiamo un genio. Brava, Assunta. Siedi, Nino, finisci il tuo caffè. Dimmi una cosa, l'altro giorno il commissario mi diceva che tu arrotondi cantando. Ma sai cantare bene? Beh, cantare mi piace. E siccome frequento una discoteca, con certi miei amici a volte mi diletto a cantare. La stessa comitiva a cui alludeva il commissario Marsala? No, siamo amici di scuola e c'è qualcuno del quartiere, come Patrizia, la mia ragazza. Spero che tua madre sia stata contenta per questo tuo primo lavoro. Sì, è stata molto contenta. Veramente non se l'aspettava. E neanche io. È bello trovare una persona come voi, pronta a fare del bene. Eppure anch'io ho fatto del male. E vorrei tanto chiedere perdono. Quando vostro figlio mi ha detto che Nino, studente, lavora da Villalta, io sono andato a vedere. Quella è una villa in una zona residenziale circondata da boschi e giardini, tutta di proprietà del barone Mario di Villalta. Onafri, o barona, te non lo sa chi esorta. È vero, robè, che Nino fatica là. Sì, da un paio. Onafri, sta cosa ci può fruttare parecchi sorte, se ci sapimmo organizzare. Quando già dice a Nino che voglio parlare sabato a sera al ristorante. Senti, Claudio, dovrei parlarti di Roberto. Ma che mi frega di Roberto? A me interessi tu, non l'hai capito? Ogni giorno stessa storia, mamma tua non può cascinare. Ti telefona un'amica, trova scuse a studiare.
ed aspetto puntualmente se ballando le stavie potete che amore mio dentro corre in braccio a me. Sembra bella innamorata con questo acciacolo d'aria e rimango cancantata solamente a te guardare. Come tremme le stimmane che sfrutti la carezza che sa faccia sti capire mo te voglio accarezzare. Nuggiate lo caffè dindo barro insieme a te cento lire in doccio box ci sentimmo la canzone senza l'occhio tanta gente ci facciamo indifferente tutto mondo vale niente quando insieme stammi e te e te. Ma va bene sti parole ripetimmo cento volte mentre passano i minuti tu stai ancora in braccio a me e tu pure vita mia trovo che non la capro via prova stessa sensazione e tu vieni insieme a me no gelato, no caffè dentro barra insieme a te cento lire in doggio box ci sentimmo la canzone tanta l'occhio tanta gente ci passiamo indifferente tutto mondo vale niente quando insieme stammi e te. Sta tranquillo Robè, te lo ripeto, basterà che esco con Claudio ancora qualche volta e ti cadrà fra le braccia come una pera matura. Si interessa sempre più di te, ma bisogna essere prudenti. Basta una parola, un gesto sbagliato e crolla tutto. Ma se hai bisogno di altri soldi? No, quello che mi hai dato mi basta. State buono, Robè. Ciao e grazie per tutto quello che stai facendo per me. State buono. Ciao. E ciao. Mi dispiace, Robè, ma in guerra e in amore tutto è permesso. Amici, io brindo alla salute di Don Alfredo. Benissimo, alla salute di Don Alfredo. Evviva Don Alfredo! Amici, grazie, io brindo alla salute di tutti gli amici. Evviva Don Alfredo! Evviva Don Alfredo! Ah. Buongiorno, Don Alfredo. Buongiorno, Nino. Che succede, brigadiere Capone? Non restate a cena con noi? Mi dispiace, Don Alfredo, resterei volentieri. Ma tra mezz'ora sono di servizio. Come volete, brigadiere. Però teniamoci in contatto. D'accordo. Vi telefono se ci sono novità. Buonasera a buonasera, tutti. Brigadiere. Buonasera. Buonasera. Brava persona, il brigadiere Capone. È un amico molto utile. Guaglio, che puoi mangiare? Niente, grazie. Ho già cenato. Ah, ho capito. Vuoi le distanze. E noi ti terremo a distanza. Ma no, papà. Nino deve avere qualche altro problema. Sì, il problema lo tiene. È Songhia. È ovvero o no? È ovvero. Io voglio i soldi, è subito. Don Alfredo, rimane festa e non lavoro. Quindi mi faccio un giro, raccolgo i soldi e ve li porto. Quello che rimane, ve lo do un po' alla volta. Ormai tengo un lavoro fisso. Queste promesse di pagamento le posso anche mantenere. Io ti posso aspettare solo se mi fai un piacere. E poi non te pensi più. Ditemi, Don Alfredo, che volete? Una così poco. Mi ha dato una mano a fare un lavoro dintà casa rubarone. Io mi voglio essere utile, però non posso tradire la fiducia rubarone. Ma la vada a mia sana via e mi tratto con mano figlia. Ma non dicere fossaria. Ma perché Don Alfredo non ti ha trattato con mano figlia quando tu ne hai avuto bisogno? Così scordato, eh?
È che io... Ho saputo che dentro la villa del barone ci stanno infiniti oggetti di valore. E per ricompensa, se tutto riesce bene, tutto li avevo debito che tieno con me. Ma io non ho visto niente. Io non so c'è un barone che tiene. In da casa non ci sta niente di valore. Sono tutto pezzicai. Nino, non ti sforzi di trovare queste scuse. Mi ha dicere solo se vuoi stare con noi. Non lo so. Ma tenga capo che mi gira. Va bene, non me le ha dato questa risposta, ma era rimane. Ci avrei mettere a casa mia. Tanto rimane festa, non devi lavorare, puoi venire. D'accordo. Ci vediamo. Sono stato proprio fortunato a trovare questo posto di lavoro. Il barone mi ha preso in simpatia. Scherza spesso con me. Eppure non riesco a capire perché è sempre triste. Eppure è ricco. Se non fosse... Se non fosse che cosa? Niente, è solo per mia madre. Sai, non sembra contento che lavoro dal barone. Tu dimentichi che tua madre lavora tutto il giorno. Sarà un po' stanca. È sicuramente una tua impressione. Sarà, eppure la vedo strana. Non ti preoccupare. Sta tranquillo. Vedrai che le passerà. Ciao. Ah, finalmente. Mi piace aspettare. Su, sali. Ti prego, Claudia, smettila di farmi il muso. Mi dispiace se ho fatto tanto. Sai, ho dovuto prendere contatti con il nostro legale. Ormai mia madre desidera che cominci ad interessarmi dell'azienda. Stasera purtroppo possiamo restare poco insieme perché ritorna mio padre. Però voglio accompagnarti a casa. Così vedo dove abiti e qualche volta posso venire a prenderti. Beh, non lascia perdere. Mi accompagnerai a un taxi? No, ho detto che voglio accompagnarti a casa. Va bene, come vuoi. Ti ringrazio. Signora Rosaria, glielo dice lei a Nino che l'ho aspettato fino a quest'ora? Sì, quasi sicuramente si è fermata a cena a casa del barone. Non ti preoccupare, glielo dico io che sei stata qua. E poi domani ci verrà a messa, eh? Sa cosa faccio? Gli vado incontro. Tanto lo so dove abita il barone. Vabbè, allora ci verrà rimane, eh? Arrivederci. Ciao. Scusami Claudio se non ti faccio salire a quest'ora, ma sai, mia mamma è una donna all'antica. Non ti preoccupare, tanto prima o poi dovrò salire. Non ti dimenticare che lunedì sei da me perché mio padre non c'è e la mia donna non vede e non sente. Va bene. Ciao. 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 Allora dove andiamo? In nessun posto. Ho da fare. Ma oggi è domenica. Sì, lo so. Ma ho promesso al barone che l'avrei accompagnato a vedere la partita. Da quando lavori non hai più tempo per me. Il barone, sempre il barone. Nemmeno fosse tuo padre. Ogni minuto libero lo passi con lui. Padre, non ti avvigliare. Nina è da poco che fatica. Non si può rifiutare. Già è stato fortunata a trovare un posto, questi tempi. Ah, già fanno regalo a un buon amico che sta all'estero.
Sono sicuro che quando vedo il quadro ci posso chiedere qualunque piacere. E così vanno buoni tutti gli amici che faticano con noi a Napoli. Roberto, come si chiama il pittore che ha pittato il quadro? È un allievo del Caravaggio. Ah, ecco, chi lui là? Sì, ma io che c'entro? C'entri, non ti preoccupare. C'entri. C'entri, perché il quadro si trova in da casa del barone di Villalta. E tu ci hai una mano. Allora, Ninu, chi è deciso? Io lo volevo salutare, ma non mi sento. Tu lascio qua c'è lì a porta aperta, vengono ricci o marsigliesi. Tu e porti due salotti. E te ne va. Oriesti ci pensano loro. È una fessaria. Nino, papà te l'ha spiegato. Deve fare un regalo. Facendomi a rubare. E che cos'è, ti formalizzi? No, è che io non ci mai a rubare. Te facemmo sapere noi quando ci venimmo a pigliare. D'accordo, Ninu? Vabbè, non posso rifiutare. Ma ricordatevi bene che servizi di questo genere non ne farò mai più. E mo se permettete, me ne vado. Tengo a mamma che mi sta aspettando. State per buono, donna Frida. Aspetta, Nino, ti devo parlare. Ti accompagno con la macchina. Allora, Ricciolino. Andrà tutto bene. Non puoi sgarrà, lo teniamo in pugno. Allora, Robby, hai detto che volevi parlarmi, invece non hai detto neanche una parola. Che c'è? Cioè che tu non me la racconti giusta. Sei uscito troppe volte con Claudia. E fra me e lei non è cambiato niente, anzi, prima qualche volta usciva anche con me. Adesso trova sempre una scusa. Ti sbagli, te l'assicuro. Anch'io sono diversi giorni che non la vedo. E lo sai, non ti ho più chiesto la macchina. E dove vuoi che la porti a piedi? Claudia, non è una ragazza che prende l'autobus. E io i soldi per il tassì lo sai che non ce l'ho da spendere. Purtroppo. E allora perché non mi vuole vedere? Beh, Claudio sta passando un brutto momento. Il divorzio dei genitori certamente non l'ha fatto piacere. Ha paura di innamorarsi della persona sbagliata e poi fare la fine dei genitori. Ma vedrai, lei passerà e tornerà ad essere la ragazza di prima. E se c'è un uomo che possa interessarla, questo sei tu. Me l'ha confidato diverse volte. Nino, io sono buono e caro, ma se qualcuno tradisce la mia fiducia, mi fa uno sgarbo, io divento una bella e non guardo in faccia a nessuno. Guarda che io ti ho detto la verità. Me lo auguro, anzi te lo auguro. E adesso scendi che me ne devo andare. Grazie. Rosaria, ti devo parlare. Ho bisogno di confidarmi con qualcuno. Siediti. Ma veramente? Ti prego, siediti. Tu sei una madre, mi puoi dare un consiglio? A proposito, tu hai figli? Sì, un maschio. Ho conosciuto un ragazzo e credo proprio di essermi innamorata di lui. Ha qualcosa di diverso, non è come tutti gli altri giovani. Vuoti, fatui. Lui è sensibile, pieno di premure. E anche se non mi ha mai fatto un regalo, è come se me ne facesse uno ogni volta che ci incontriamo. Anche lui è, come dite voi, un figlio di papà. È ricco. L'altra sera l'ho accompagnato a casa. Vedessi che villa favolosa ha suo padre. Forse è più ricco di papà. E poi sai una cosa? È sua madre che manda avanti l'azienda, una donna favolosa. E poi ha una voce. La madre? Ma no, lui! Dovresti sentirlo cantare. Che ne dici se me lo chiami al telefono e poi me lo passi? Ma no, signori. Lasciatele prendere agli uomini queste iniziative. Sì, forse hai ragione. Tanto lo vedo stasera.
Beh, io vado di là, tengo che fa. E hai, ce n'ha tu poc! Coggia i to! Lo so, ci condisci a fa? Acal, piano. Salve. Buongiorno. Volete una mano? No, grazie, già c'è fornuto. Sono proprio belle, si guarda. E sono tutte valore. Ma ce ne sta uno un coppa che te ne barone, che vale centenari milioni. Ove? E un Caravaggio. Mamma mia, addosta, addosta, dici di me, lì tengo a scopa a mani, la cir. Addosta, è da poltrone, sta sotto la poltrone. Sta sotto la poltrone. Oh, Scarafaggio, fa presto. Che ne? Stiamo parlando in un quadro. Un quadro? Sta sotto un quadro. Ma quale sotto un quadro? Che hai il quadro, che fa presto, che hai la cir. Ma chi ha cir? Ma che re? Ma chi ha cir? Ma Scarafaggio si arrampa che ne fa vicino ai muri. Già, lo Scarafaggio alpino. Cretinia! Chi le si tratta in un Caravaggio, un grande pittore dell'epoca antica? Te spiegate meglio. Io. Ti spiego com'è un libro stracciato. Parlo com'è un libro stracciato. Ma vatti, non ci basta niente. Va, ma basta nuoia. Non vuoi capire. Ma tu dove abiti? Abito a Piazzetta Monte Calvario. Hai fratelli, sorelle? No, sono figlio unico. Tengo solamente a mamma. E tua madre che fa? Lavora? Sì, fa la cameriera. E dimmi una cosa. Quando è morto tuo padre? Ma veramente non l'ho mai conosciuto. Abbiamo tirato avanti da solo, con quello che guadagnava mia madre facendo la commessa in un negozio di parrucchiere. Orazio, ma che vi succede? Vi sentite poco bene? No, niente, è passato. Non gira mente capo, ma per non essere indiscreto, tua madre, come si chiama? Rosario. Perché? Niente, te l'ho domandato così, per curiosità, ecco. Beh, me ne vado ora. Oramai la giornata è passata per me. Ci vorremmo rimanere? Sì, va buono. Tanto buono. Ciao. Allora, cosa si fa? Andiamo a ballare. Sì, va bene, ma non al solito posto. Perché non cambiamo? Ciao, ragazzi. Ciao, come state? Ciao, Patrizia. Ciao, Patrizia. Bene, sediti qua, Patrizia. Lo sapete perché non vediamo più un amico nostro? No, e poi chi è questo amico? Uno che ho visto in giro per Napoli con una bella ragazza. Quando si lavora per i nobili si fanno belle e ricche amicizie e si lasciano gli amici poveri. Ma per caso stai parlando di Nino? No, non solo di un amico che adesso sta con i nobili. Dai, Vincenzo, dimmelo, ti prego. Dove hai visto Nino? Se me lo dici, domani ti faccio incontrare con Gabriella. Sul serio? Sì. L'ho visto a Margellina, in macchina, con una ragazza favolosa. Si è offeso. Oh, così povero. Che stai facendo qua? Niente, volevo andare da tua madre. Non ci credo, padre. E va bene, e allora? Ti stavo aspettando per vedere stavolta chi era il tuo accompagnatore. Chi era il barone insieme a te in macchina oggi pomeriggio a Mergellina? Che bel barone. Così si dice. Ho da fare col barone. Evviva il barone! Ma quante bugie mi dici, e come me le fai credere? Adesso capisco perché hai tanto da fare. Perché dovevi uscire con quella? Chi è quella donna? È solamente un'amica. Deve essere un'amica molto affezionata, perché l'altra sera ti ha anche baciato. Ma allora tu mi spi? Mi segui passo passo? Bravo. Ma sai che c'è? C'è che non ti voglio più vedere. Vattene, scordati di me e lasciami in pace.
Nino! C'è permesso, più su, permesso. Sto lavorando, più non su, lo vedete su, che sto lavorando? Permesso, no, fra pochi minuti, arriva la classe e non posso fare più niente. In ottemperanza con le vigenti disposizioni emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione si rende nota ai docenti tutti che in data 7 corrente mese... Ma che è? È una circolare. Una circolare? Chi lo presta, ma fai la circolare. Non sono così da circolare. Guardate bene che c'ho da fare. Professor, volete fare una scommessa? Mo. Vogliamo fare una scommessa, professor? Vogliamo fare una scommessa? Ya. 10.000 lire, mi fate rifare, Giuseppe? Vi faccio rifare, qua. Che scommettiamo? Scommettiamo che io in una sola mossa divento tutto bianco. Allora ho vinto io. No, aspettate. Ma come fate a diventare tutto bianco? Tutto bianco in una sola mossa. Impossibile. Scommessa? Scommessa. Leggete qua. Bidello. Guardate in una sola mossa. Leggete. Bidè. Adis. Tutto bianco. Ho vinto, Giuseppe. Andatevene via. Giuseppe, andate. Io ci ho passato un uomo con Cristo. Mi scusi, signor Barone. Ah, sei tu, Nino. Desideri qualcosa? Ecco, signor Barone, io... Dimmi, che c'è? Vorrei, se è possibile, un piccolo anticipo. Sa, è il compleanno di mia madre e questa sera vorrei comprarle un regalo. Sì, certo. Quanto ti serve? Non lo so, fate voi. Ho capito. 100.000 ti bastano? Come no? Le farò un super regalo. Ma se ti serve di più? No, bastano questi. Siete veramente una bravissima persona. Ormai vi considero, se permettete, come un padre. Ah, grazie. Signor Barone. Rosaria? Fra poco arriva quel ragazzo di cui ti ho parlato. Voglio fartelo conoscere così mi dici se è simpatico come ti ho detto. L'importante è che sia simpatica a voi. Sì. Rosaria, io vado a finire di prepararmi. Quando arriva fallo accomodare, va bene? Va bene. Sei un tesoro. Andate a farvi bella. Beata gioventù. Mamma. Ecco, mi arrivo. Allora, Rosaria, avevo ragione. Nino, entra, che cosa fai lì impalato sulla porta? Questa è Rosaria, è una donna eccezionale. Se non ci fosse lei in questa casa, mi sentirei terribilmente sola. È a lei che confido tutti i miei segreti, tutti i miei problemi. Gli ho detto tutto di noi. Tutto, proprio tutto, sai, Nino? Beh, insomma, non proprio tutto. E poi anche se fosse non c'è problema, perché è una donna molto comprensiva. Scusate, io tengo che fa. Allora, sei contento di essere qui? Non hai detto una parola. Stai parlando sempre tu. Adesso andiamo per un po' di sopra e vediamo se riesco a darti una svegliata. Cos'è? Sei diventato improvvisamente timido. Rosaria, noi non vogliamo essere disturbati per nessun motivo. Se telefona qualcuno, non ci sono. Aspetta, adesso non smetti. Buongiorno. Voi siete la portiera? Sì, cercate qualcuno. Sto prendendo delle informazioni sul ragazzo che deve essere assunto per un lavoro. Vorrei sapere se qui abita un certo Nino Esposito. Sì, sta al secondo piano. È figlio di Donna Rosaria. Veramente un bravo guaglione. È onesto. Ma vi sapete dire il padre come si chiama? No, so solo che era un vigliacco. Prima promotetto Mari e Monti. Poi, quando che le rimanette incinte, se ne fuiette.
fortuna che lei lavorava come parrucchiera. Poi si ammalò e allora la vita è stinta. Non sapete dirmi nient'altro del padre del ragazzo? No, sa solamente che era un nobile. Va bene, grazie. Arrivederci. 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 Che t'ha pigliato, figlio mio? Che t'ha pigliato? Non è aguaglione per te. Ma perché ci dovrei rinunciare? Solo perché lei è ricca e io no? Perché appartiene a Natumun, Numun che non accetterà mai la tua povertà. Perché le hai fatto credere di essere ricco, di avere una madre importante? Non lo so. Non sapevo che me ne sarei innamorata. Ma quando è cominciata a sci questa, perché non le rita verità? T'ho di chi, perché? Perché tenì paura che scoprisse che tua madre fa la cammarera. La serva rinda a casa sua, ecco perché. Mamma, te lo giuro. Avrei voluto dirgli. Ma ogni giorno diventava sempre più difficile. E che succederà quando lo scoprirà? Non lo so, mamma. Non lo so. E non ci voglio nemmeno pensare. E a Patrizia ci hai pensato? Eh? Patrizia è una ragazzina. E Claudia è una donna. Che te da quella canuta da Patrizia. E questa che t'ha imbriacata, il sesso. E quella povera guagliona solo perché è onesta chiagna. Chiagna perché tu non la consideri più. Perché te va bene veramente. Ma non si mangia questa sera. Sì, sì, mo vaga a preparare. Pienza, Cenino. Pienza, Cibu. Ma sei sicuro, Razio? Non può essere sbagliato. Ma quale sbaglio? La coincidenza è troppa. La stessa casa è Monte Calvari. Lo stesso lavoro è parrucchiere. Lo stesso nome, Rosaria. Tutto confermato dalla portiera del palazzo. Oh, mamma mia, ma allora sia così. Nini, o figlio del barone. Oh, mamma mia, bella! E sta zitto, non allucaca, che la sente. Sì, ma non ci faccio a tenere sto segreto in corpo, capito? Io voglio troppo bene, un barone. E proprio perché volimmo troppo bene, ci mettiamo pure a parlare. Aspettammo un po' e poi parlammo, va bene? Eh? Pronto? Qui casa di Villalta, chi parla? Sono Claudia Vieri e vorrei parlare con il baroncino Nino. Volete dire il barone Mario? No, no, ho detto il baroncino Nino. Allora aspettate un momento, vado a vedere. Assunta! Uè, che ma che un barone mo ha cagnato nome, si chiama Nino. Ma non ma capisci sempre una cosa penata. Pronto? A chi volete? Il barone di Villalta? Sì, grazie. Ah, un momento, dalla chiamma. Ah, signor barone, vi vogliono al telefono. Ma non facessi una bomba, cupo, parona cagnato no. Ma sozza sì, non facessi una bomba. Prego. Grazie. Cammino. Pronto. Sono il barone di Villalta, chi parla? Sono Claudia Vieri e vorrei parlare con il baroncino Nino. Purtroppo l'unico barone Ferrara di Villalta sono io e mi chiamo Mario. Ma com'è possibile? Lui va ancora a scuola, si deve diplomare. L'ho accompagnato io l'altra sera alla villa. Ah, ho capito, lei cerca Nino. Il mio contabile, mi spiace ma non è in casa. Quando ritorna gli dico che l'ha cercato. Va bene, grazie. Buongiorno. Di niente, buongiorno. È bravo il mio Nino. Roberto? Sì? Sono Claudia, il tuo grande amore. Ho bisogno di te. Dimmi. Ti devo parlare urgentemente. Puoi venire subito. Perché? Che succede? Succede che il tuo amico Nino mi ha preso in giro. E me la deve pagare. Se è per questo ti raggiungo subito. E poi posso portarti da lui. Tanto so dov'è. Bene. Se me lo consegni, diventerò la tua ragazza. Ah.
Ah, bene. Lo sapevo che alla fine avresti preferito me a lui. Arrivo subito. È laggiù, guarda. Baroncino di Villalta? Claudio. Buffone, sei un morto di fame, ecco che cosa sei. Ma cosa dici? Ora capisco perché non mi hai mai fatto un regalo. E la macchina che ogni tanto si rompeva, ma quale macchina? Ed io che credevo di aver trovato un bravo ragazzo, degno di me. Come hai potuto pensare che io perdessi il mio tempo con uno come te? Illuso, povero illuso. Ma lascia che ti spieghi. T'offro mi regala, ma vesta sempre stessa. Se tu parla così, non mi vuoi mai capire. A te ti piace la mossa, ti piace l'eleganza. Segui la moda, non puoi seguire me. C'è troppa differenza tra di noi. Studente ricca e niente, ma nasco e non sentire da male che sto dicendo a te che la cava mamma tu non lo sai fa camerere in da casa d'oggi e io davo di sette per la gran signora ma non mi vergogna la mia povertà tanto sfumato tutto da vedere come va a te l'orgoglio sti vindarmi a lavorare con me solo con me una grazia solamente non di niente a mamma non la mortifica ma fa da sto racconto si è sotto a mie topine senza rancore e no come fai tu sorridi al mio dolore e mi disprezzi studente ricca e niente ma nascondevo il scorn e non sedere d'amare che sto dicendo a te la gamba mamma tu non lo sai fa da me ridere in da casa e io davanti a una gran signora ma non mi vergogna della mia povertà da giù sfavata tutta l'orgoglio sti vindanno a morire con me solo.
Tosi. Piano, piano. Stanno i gioielli. Ma che fai? Lascia perda, so pizzicaglia. Fanno buono stesso. Ambres, diamo un cerchio. Ieri giù. Ma che sta siete fatto? Voi? Oh. Cos'è stato questo rumore? Ah, sei tu. Ma che razza di uomo sei? Come hai potuto tradire la mia fiducia? Aveva ragione il commissario. No, posso spiegare? Non c'è bisogno di alcuna spiegazione. Purtroppo è tutto molto chiaro. Pronto? Polizia? Sono il barone di Villalta. Ho un ladro in casa, venite a prenderlo. Il commissario Marsala sarà felice di operare quest'arresto personalmente. Vi aspetto. Strunz! Che è sta sita? Strunz! L'avete lasciata là! E invece l'avevo aiutata a scappare insieme con voi! A quest'ora l'avranno già arrestata! E se chi la parla? Sì, mi ha fottuto tutto quanto! È tutto perché sta fatta zia e roba. È chiaro che miravano al Caravaggio. Comunque Nino non era solo. Ho sentito della gente che correva nel giardino. E io che volevo fare il buon samaritano. Che idiota. Marsala comunque mi aveva avvertito. Chi frequenta i delinquenti, di certo, prima o poi... Ah, mi aveva commosso con la storiella della mamma ammalata. Chissà che razza di madre. Probabilmente la ricettatrice della refurtiva. Non bestemmiate, barone. Ma Orazio, lo difendi dopo tutto quello che ha fatto? Non dirmi che ti sei affezionato a quel ladruncolo, vero? Scusate, barone, ma non ho potuto resistere a sentir parlare male di quella donna che ha sofferto per tutta la vita. Alludi alla madre di Nino? Allora la conosci? Sì. Sì. La conosco da oltre 20 anni, da quando la portava in masciate e il bigliettino l'ho innamorata, a casa sua. E dove li portavi questi bigliettini? A Piazzetta Monte Calvario. Dove Nino abita ancora con sua madre. Spiegati. Quella che è già stata pensando, barone. Nino è figlio vostro. E di Rosario Esposito. Te la senti di guidare? Io non ce la faccio nelle condizioni in cui mi trovo. Certo che me la sento, ma siete proprio deciso ad andare? Certo. Decisissimo. Andiamo. Andiamo.
Nino! Finalmente. Tu. Rosaria. O sapevi che prima roba saresti venuto? Pure stavolta il destino ha giocato un brutto scherzo. T'hai pigliato a figli e mi ha faticato per te. Per te sfizia ancora e più. È ovvero, barone di Villalta. Taci, ti prego. È importante un altro fatto. Tu ti hanno coraggio e veni qua. Dalla commessa di basso ceto, come diceva tua madre. Ma data parte voi nobili, voi signori, voi ricchi, potete tutto. Pure io cango papelle e lata. So che ho un debito da pagare e sono pronto a pagarlo ad ogni costo. Ma ora c'è un problema più urgente da risolvere. Nino. Nostro figlio. Tuo figlio? Mio figlio, Richard. Sarebbe troppo comodo, dopo tant'anni, ricordarsi a Danilo figlio. E poi chi te l'ha detto? Orazio mi ha detto tutto. Sono venuto a dirti che Nino è nei guai. Oh, madonna mia, che le è successo? Niente, è un equivoco. Perché non sapevo ancora. Ma posso aggiustare tutto, non ti preoccupare. Nino è un bravo ragazzo. Rosaria, ora che vi ho ritrovati, se vuoi, non vi lascerò più. Se fosse stato lei, barone, a raccontarmi questa storia, non ci avrei mai creduto. Un romanzo d'appendice d'altri tempi. Eppure è così. Va bene, barone. Visto che ritira la denuncia, il ragazzo sarà libero, ma non subito. Ci sono alcune formalità da sbrigare e bisogna parlare con il giudice. Comunque, si risolverà tutto in giornata. Vi sono molto grato, commissario. Non dite nulla al ragazzo. Solo che può tornare a lavorare, se vuole. D'accordo, gli parlerò io. Grazie. A presto. Buongiorno. Buongiorno, commissà. Ciao, Capone. Che mi devi dire? Commissà, mi risulta che stamattina è stato arrestato Don Alfredo Spinosa. Già, solo lui, purtroppo. Gli altri sono riusciti a farla franca. È stata la soffiata di uno che conosci molto bene. Per quale motivo è stato arrestato? Ricettazione. Gli abbiamo trovato in casa oggetti d'arte di provenienza furtiva. Ah, un arresto che ormai era inevitabile. Certo, comunque ci sono tanti reati e tutti su misura per Don Alfredo Spinosa, dall'associazione a delinquere all'istigazione alla delinquenza, eccetera, eccetera. Capisco. Avete ordini, commissario? No, per il momento niente. Buongiorno. Ah, Capone, scusa. Dite. C'è in stato di fermo un ragazzo, un certo Nino Esposito. Ha tentato un furto in casa del barone di Villalta. Il ragazzo deve essere liberato. Te ne occupi tu, vuoi? Certamente. Grazie. Buongiorno. Ecco fatto. Con quest'atto automaticamente la signora Rosaria Esposito e il suo figlio Nino diventano i suoi eredi diretti. Era un mio dovere e un loro sacrosanto diritto. Ma così sono entrati praticamente in possesso di tutti i suoi beni. Sì. E penso che sia la cosa più giusta che abbia mai fatto nella mia vita. Vorrei che metteste al corrente i miei eredi di questo testamento al più presto. Va bene. Sarà fatto senz'altro, signor barone. Grazie. Prego. Non ci sta niente a fare. Sono proprio sfortunato. È meglio che mora così, non vedo più niente. Ma perché l'hai fatta? E poi a chi l'ho, ma così per bene? T'ha pigliata rin da casa sua, come hanno figlio. Mamma, è la prima volta che parli bene del barone. Ma lo conosci? No, no. Non lo conosco. Ma da come me ne hai parlato, me ne sono fatto un'idea. E Patrizia Dusto? Ha saputo che mi hanno arrestato. E come non l'ha saputo? L'ha saputo tutto il quartiere. Allora mi ha già fatto avere in giro. A così tutti penseranno che è stato uno sbaglio. Se vuoi, Patrizia, la trovi in discoteca. I barbieri hanno invitato a tutto quanto. E io proprio la voglio andare stasera. Anche per rivedere un po' tutti gli amici.
Pronto, commissario Marsala? Sono io. Buongiorno. Sono il barone di Villalta. È uscito il ragazzo? Sì, signor barone, Nino Esposito è uscito. Ma non sono ancora riuscito a parlargli, mi spiace. Sa dove posso trovarlo questa sera? Penso che sia o in casa o al Privé, la discoteca che frequenta di solito. Lo troverà laggiù. Grazie, dottor Marsala. Arrivederla. Orazio? Dite, signor barone. Più tardi tiro fuori la macchina del garage e devo andare in discoteca. Andiamo a ballare, andiamo a ballare! Finalmente ricomincia la bella vita! Un barone, ma vi ci mettete pure voi? Assunta, non ti preoccupare. Vado da solo e non a ballare. Devo incontrare una persona. Pronto? Pronto, Roberto, sei tu? Sì, sono io. Sono il brigadiere Capone. È Capone? Roberto, ascolta. Ho avuto dal commissario Marsala notizie che possono interessarti, a quanto pare. Nina ha parlato, quindi il giudice l'ha liberata. Capone, sono Ricci. Cerchi di sapere a dove va quando esce, capito? È già uscito. Se non sta a casa lo troviamo di sicuro al Privé. Ah, così ho sentito dire dal commissario. Va bene. Ci saremo anche noi in discoteca a festeggiarlo. Sta sicura, hai capito? D'accordo. Ma che volete? Volete uccidere a Nino? È necessario. Perché se chi le parla lo processo, a patto durano 20 anni. E noi ci chiudono rin da una cella e gettano in chiave. Tu intanto non ti muovere a ca. Noi facciamo ambresse e poi cagniamo aria. Andiamo gente. Claudia, sei tu? Metti in un sacchetto tutti gli oggetti d'oro che ti ho regalato e nascondili molto bene. Provengono da un furto. Dobbiamo partire per un po'. Fra qualche giorno ritorneremo. Appena si saranno calmate le acque. Dopo che gli uomini di mio padre avranno fatto la festa a Nino, quel grande traditore. Io partire con te, ma tu sei matto. Se vuoi puoi passare a prenderti i tuoi oggetti, io non so che cosa farmene. E poi ti prego di non immischiarmi nelle tue stronzate. Sono stata chiara? Rosaria? Rosaria? Oh, Rosaria. Signorina Claudia, ma come? Voi qui? Per carità, dimmi dove è Nino. Ma allora lo sapete che è mio figlio? Sì, so tutto. Per carità, dimmi dov'è, perché gli uomini del padre di Roberto lo stanno cercando, lo vogliono uccidere. Oh, madonna mia, vanno a uccidere la Nina. E perché? Per non farlo parlare. Dobbiamo avvertirlo, Rosaria, prima che sia troppo tardi. Presto, Rosaria. Presto. L'ho fatto che mi hai detto tu, non ho capito. Che cosa ti avevo detto io di fare? Mannaggia morta, mi hai detto vai là e lancia. Dai, mi sono lanciato. Cretino, lanciati, non lanciarti addosso a lei. Lanciati nel ballo, nel divertimento, partecipa. E che ne sapevi? E poi oltretutto vorrei sapere perché se ne è prese con me. Comunque io l'ho fatta a due mani. Che cosa le hai fatto? Ma che cosa? Feeling. Che cos'è questo feeling? Sarebbe quella cosa che una volta si chiamava maniata, ma si chiama feeling. Tu sei un maniaco, pensi sempre la stessa cosa, piuttosto pensiamo a divertirci, balliamo la serata, vai, guarda. Ma a parte questo, mi sto divertendo, e mica sono io, guarda come parlo, guarda. Qua ci stiamo divertendo tutti. Quasi tutti quanti ci stiamo divertendo. Però una cosa più bella secondo me è che ci stiamo divertendo senza aver cacciato fuori insomma.
Perché ci ha pensato il nostro amico Frescobaldo. Quindi noi ci divertiamo alla faccia di Frescobaldo. Andiamo a prendere la vita, andiamo, andiamo. Ciao. Oh, Nino! Ciao! Come stai? Come stai? Hai fatto proprio bene a venire, perché ci sta pure Patrizia, vedi tu? C'è Patrizia, ma le sorprese non sono finite, no. Perché ho deciso anch'io di cantare una bella canzone. Tu? Ma come? Ma non si fa così. Come si fa così? Ma è logico, ma come ti permetti tu di cantare quando c'è lui? Boh. È venuto a trovarci. Senti, Nino, perché non fai una cosa per rallegrare e finire bene la serata? Perché non la canti tu? Dai, stavo scherzando, Che dice, Va bene. Ce la canti? Sì. Oh, amici, Nino ci canterà una bella canzone. Andiamo, Seguono tu, t'aspetta. Sapevo che veniva, sì che ho bello, ma che chiaglia, e ti bagna tutto viso, singhiozzando, fammi casa fatta piccola, facimmi pace, domanda se è felice, domanda trova pace, se non sai che con me. Sono nata per stare in un'occhiata, per tutta vita per la dannità. Come un'amma, ma la mano, già si bocca, ci va già.
bravo. Sei quasi più bravo di me, che ti devo dire? Ma che tutto? Ciao. Buonasera, signor Barone. Canti veramente bene. Grazie, signor Barone. Lei è sempre troppo buono con me. Nina Esposita! Spia merda! Finalmente, ruffiana la polizia! Raccomando dall'anima, per te è farnuta! Barone! Barone! Fermi tutti, polizia! Avanti, portateli via! Via, presto! Su, su, camminate, su! Signor Barone! Signor Barone! Signor Barone! Rispondete! Vi prego, rispondete! State tranquillo. Adesso arriva l'ambulanza. Perché l'avete fatta? Chi ne voleva uccidere a me? Tu sei giovane. Devi vivere. Tua madre ha bisogno di te. Barone, mi porta a casa. No, lascia. Io vorrei... Dici, tutto che lo cavoli. Tienimi stretto a te. Fammi credere che sto fra le braccia di mio figlio. Dammi questa gioia. Chiamami papà. Papà. L'unica persona al mondo che mi abbia fatto del bene. Ma perché mi sei fatta uccidere con me? Mario. Mario. Mamma. Che perché ha voluto che lo chiamassi papà? Nino. Il barone Mario di Villalta è veramente tuo padre. Mamma. Mamma. Mamma mia. Mama.